John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella classifica dei 10 migliori esterni d'attacco, dei 10 migliori ali d'attacco destre migliori del mondo. Prima di cominciare come sempre vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, perché per me il mi piace è veramente veramente importante. E quindi ragazzi mi raccomando, tempestatemi di mi piace qui sotto. Inoltre vi ricordo che c'è differenza tra i trequartisti, tra le ali destre e le ali sinistre. Quindi qualora foste in dubbio, qualora vi steste chiedendo ma se questa è un'ala destra o un'ala sinistra, perché non c'è? Basta cercare, le ho prese da Transfermarkt, diciamo i ruoli li ho presi da Transfermarkt. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata lì senza creare polemica. Detto questo ringrazio i vari abbonati al canale, come potete vederli qui dalla schermata: Alessandro Cozzi, Over the Top, Matteo Proietti, Jacopo Girotti, Gioele Vattimo, Mattia Andaloro e Lisa Olivieri. Quindi mi raccomando, qualora voleste abbonarvi, date un'occhiata alla lista abbonamenti. E quindi noi 3, 2, 1 e partiamo subito. 10. Ousmane Dembélé è un po' sparito, questo sì. Il suo trasferimento al Barcellona non si può dire gli abbia fatto bene, ma fidatevi di me quando vi dico che, conoscendolo da sempre, era palese sarebbe diventato così forte. Lo seguivo dai tempi del Rennes, me ne ero innamorato, lì sfondò qualunque cosa, poi il Borussia e poi il Barcellona. Lui è uno di quelli che ha fatto forse qualche scelta sbagliata, uno di quelli che forse ha accettato il Barcellona troppo presto, è arrivato come futuro campione e non come campione, e questo ha pesato, ma a mio modo di vedere si porta ancora appresso l'etichetta di futuro campione. Adesso vedremo il destino che cosa ci proporrà, ma per il momento lui è indubbiamente tra i probabili calciatori del futuro. Avete dubbi? 9. Pulisic, il volto della nuova frontiera del calcio, quella del centro Nord America, che prova ormai da tempo a trovare la sua consacrazione tra Canada e Stati Uniti. Negli ultimi 3 o 4 anni, tra questi due paesi sono esplosi diversi talenti, tra cui questo Pulisic, già 6 gol e 6 assist in questa stagione, la prima in un club ambizioso. Perché certamente il Borussia è definibile un club importante, ma lì ti lasciano crescere in pace. Pagato 64 milioni di euro, è arrivato come primo colpo ufficiale dei Blues, dopo la chiusura del calciomercato in entrata. Arrivato tra l'altro come sostituto degno di Hazard, uno che a Londra ha lasciato un ricordo piuttosto significativo. Ha tutte le carte in regola per scalare questa classifica. 8. Ziyech. Maledirò ogni giorno della mia vita Monchi per 3 errori fondamentali. Il primo fu quello di prendere Schick invece che Marez, il secondo quello di non prendere Ziyech e il terzo è Haaland. Uno più forte dell'altro, tutti così vicino alla Roma, tutti affermatisi altrove. Ziyech ha trovato spazio all'Ajax, trascinandolo tra le prime 4 squadre d'Europa. Super protagonista, da ala così come da mezzala, fummo vicinissimi a prenderlo. Forse ci avremmo riprovato in estate, ma il Chelsea giustamente ha anticipato tutti. 40 milioni glielo hanno regalato e per la cronaca, anche quest'anno 8 gol e 21 assist. 7. Gnabry. Strana se non stranissima la sua parabola. All'Arsenal sprecato, il mister non lo vedeva mai e veniva utilizzato la sua giovane età come scusa per la sua esclusione. Alla fine la squadra londinese lo ha ceduto e lui ha iniziato la sua odissea in giro per la Germania. Alla prima stagione al Werder chiuse con 11 reti e 2 assist, poi l'Hoffenheim dove mette a segno 10 gol e la bellezza di 8 assist, fin quando il Bayern Monaco non lo richiama in squadra. In un anno e mezzo ha fatto 31 gol e 20 assist, è esploso definitivamente. Ha occupato uno dei due posti che avevano lasciato liberi Robben e Ribéry, diventando anche più di ciò che prometteva di diventare Coman. I 4 gol contro il Tottenham lo hanno inserito nella storia, ma la cosa più clamorosa è che in questa stagione delle 11 reti messe a segno in Bundes, solo una doppietta ha messo a referto. Questo significa che va in rete in altre 9 gare. Pazzesco! Ah, ha 24 anni, eh? 6. Bale. Lo so che siete pronti a rompermi le balle. Dai su, definitelo finito solo perché non lo sponsorizzano più come una volta nei giornali. Cosa deve fare se Zidane non lo fa giocare? Cosa deve fare se ha avuto diversi problemi con i vari allenatori? Questo va considerato in modo assolutamente fondamentale, perché quando lui è stato messo in campo ha sempre distrutto ogni cosa. Non ci dimentichiamo di quando vinse quella finale contro il Liverpool praticamente da solo, portando l'ennesima Champions League a casa Madrid. Fra un'infezione, una caviglia slogata e un problema al polpaccio nelle ultime gare, il calciatore era finito tra le riserve.
Uno spreco per uno come lui, che a 3 anni, nonostante abbia smesso di brillare, si sofferma ancora nella lista dei calciatori migliori al mondo. 5. Mahrez. Rosico. Così vicino dalla mia Roma, così lontano. Uno dei protagonisti dell'Leicester fantastico, quello miracoloso di Ranieri che vinse la Premier League. Lui era il giocatore chiave assieme a Kanté. Doveva venire a Roma, ma Monchi non accettò i capricci di una squadra che aveva tutti i motivi del mondo per tirare sull'offerta. Poi è arrivato il City, e lì il grandissimo salto. In questa stagione già 9 gol e 14 assist. L'anno scorso addirittura 12 gol e 12 assist. Davvero wow. Giocatore straordinario sulla fascia. Guardiola se ne è innamorato. E Guardiola, non è l'ultimo degli arrivati. 4. Jadon Sancho. Ennesimo calciatore che il City ha perso per strada e che ora in un'altra squadra sta facendo fuoco e fiamme. Sto parlando di Jadon Sancho, ovviamente. Giocatore capace di spaccare il mondo una volta passato ai gialloneri. Pagato 7 milioni, vale già più di 100. Quest'anno 17 gol e 19 assist. Lo scorso 13 gol e 19 assist. È un 2000, ma un 2000 pronto a spappolare il mondo intero. La cosa pazzesca è che quando affronta le big non si tira certamente indietro. Può giocare ovunque, da ala in ambedue le parti fino a trequartista. Futuro pallone d'oro? Lascio a voi l'idea. E ora saliamo sul podio con 3. Bernardo Silva. Transfermarkt lo mette qua ed effettivamente è questo il suo ruolo. Penso ci sia poco da dire. Sì, gioca mezzala, ma una mezzala per Guardiola è un'ala che gioca a centrocampo. E quanto diamine funziona! Con il nuovo ruolo, Bernardo Silva, il portoghese, si definisce il giocatore che tutti pensavamo sarebbe diventato. Bernardo Silva è un giocatore preziosissimo, uno di quelli che bisogna lasciargli lo scettro, la possibilità di scegliere, perché da solo può portarti a casa i 3 punti, uno di quelli che se non segna fa segnare, uno di quelli che sarà fondamentale per il futuro, e Guardiola da lì non lo leva più. 2. Mohamed Salah. Ma quanta Roma c'è in questa classifica tra quelli che ci sono arrivati e quelli che invece hanno scelto altri lidi? Mohamed Salah è la faccia della rinascita della Roma, quel giocatore preso dalla Fiorentina che spaccò l'intera Serie A grazie ai suoi strappi, grazie ai suoi gol, grazie ai suoi tiri, grazie al suo carisma, grazie al grandissimo giocatore che era. E a Liverpool ha vinto tutto, quest'anno vincerà la Premier, ha vinto la Champions, ha vinto il Mondiale per club, ha vinto le coppe inglesi, ha vinto tutto. Mohamed Salah con la maglia dei Reds ha riportato il Liverpool a brillare, un giocatore straordinario che la prima stagione a Liverpool meritava addirittura il pallone d'oro. Meritava praticamente tutto. Un giocatore che segnava con una costanza, con una coerenza da fare invidia al primo di questa classifica. Un alieno, uno che non si tocca, uno che assolutamente non si può togliere dal primato. E 1. Lionel Messi. Davvero avevate dubbi? Ringrazio ogni giorno il cielo di poter aver messo Messi a destra e Ronaldo a sinistra in modo di potermi far fare queste classifiche senza troppi problemi e senza mettermi le mani tra i capelli. Perché a sinistra c'è il giocatore fenomeno, il fortissimo, quello che ha lavorato tanto. A destra c'è quello che anche se non fa niente per un'intera stagione, Lionel Messi, le cose gli riescono. Perché è un alieno, perché madre natura lo ha dotato di quello che vediamo ogni giorno. Lionel Messi, su quella fascia, ma non solo, davanti, dietro, di fianco, dovunque viene schierato Lionel Messi, fa la differenza. Perché se c'è una cosa che ho imparato da quando faccio video su YouTube, è quella di non dare mai per scontato Lionel Messi. Perché oggi, probabilmente, potremo dire che il Barcellona sta per fallire, ma domani, grazie ad una sua giocata, grazie ad una sua sterzata, grazie ad un suo gol, il Barcellona potrebbe essere sul tetto del mondo. E allora, Lionel Messi, grazie per averci deliziato e per continuare a deliziare ogni anno con il tuo calcio, perché Lionel Messi è il calcio. E queste, ragazzi, erano 10 ali destre, quelle d'attacco migliori del mondo. Io voglio come sempre sapere da voi che cosa ne pensate, se avreste messo un attaccante più in alto di un altro, se avreste cambiato qualche posizione, cosa avreste fatto, se appunto la classifica l'aveste fatta voi. Quindi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, perché molto presto uscirà un'altra top 10, quella dei 10 migliori esterni d'attacco sinistri, 10 migliori ali d'attacco sinistri migliori del mondo. Vi ricordo di guardare anche gli altri video, perché queste top 10 stanno uscendo da un po' di tempo, quindi trovate tutte le schermate delle top 10. Spero di aver azzeccato i verbi alla fine di questa frase, perché veramente mi sono accorto che tra avresti, aveste e boscialala. Iscrivetevi al canale come sempre e mi raccomando, ci vediamo ad un prossimo video.